Calcolare l'integrale esteso a gamma di x che moltiplica e alla y inde s, dove gamma è il segmento di estremi 1, 0, 3, 2. Beh, in questo caso dobbiamo evidentemente scriverci l'espressione in forma parametrica della curva gamma, che in questo caso è un segmento di estremi 1, 0, 3, 2. Quindi direi si può fare in vari modi. Un modo è quello di scrivere l'equazione di una retta, perché parliamo di una retta contenente un segmento, in forma parametrica, che è molto semplice, ve lo ricordo: x è uguale a x con 1 più lt, y è uguale a y con 1 più mt. Ovviamente x con 1 è 0, x con 1 è 1, e y con 1 è 0. Ovviamente l, ve lo ricordo, è pari a x con 2 meno x con 1, m è pari a y con 2 meno y con 1, ma io credo che su questo non ci siano dubbi, quindi avremo che in questo caso x è pari a 1 più 2t e y è pari a 0, quindi niente. Più 2t, quindi y uguale a 2t. Eccole qua l'equazione parametrica di questa curva gamma. T tra cosa varia? Beh, in questo caso t ovviamente è variante tra 0 e 1. Quindi abbiamo che il ds sarà la radice quadrata di x' di t al quadrato. Dunque la derivata parziale, la derivata prima di x rispetto a t è 2, che al quadrato fa 4, più y' di t è 2, che al quadrato è 4. Quindi è un radice di 8, quindi un 2 radice di 2 dt il mio ds. L'integrale pertanto diventa integrale ovviamente tra 0 e 1 di x, che è 1 più 2t, che moltiplica e elevato 2t, che è il mio y, che moltiplica il ds, che è 2 radice di 2 dt. In alternativa a questo modo che abbiamo utilizzato, potevamo anche scrivere in alternativa a questo, e poi lo facciamo vedere, magari lo posso anche fare, si poteva scrivere l'equazione di una retta passante per due punti. In questo caso è, vedete, me lo ricordo, y meno y con 1 fratto y con 2 meno y con 1 uguale x meno x con 1 fratto x con 2 meno x con 1, e si poteva quindi scrivere y fratto 2 uguale a x meno 1 fratto 3 meno 1 fratto 2. Quindi ottenevamo y uguale x meno 1, ovvero y uguale f di x, e quindi a questo punto potevamo andare a sostituire i punti. Ad esempio, per vedere da cosa variava x, mettevamo, vedete, al posto della y lo 0, x meno 1 uguale 0 quando x è 1, quindi per y uguale 0, x è 1. Ovviamente quando y è 2, mettendo 2 qui, ovviamente y è 0 e 2, mettendo 2 otteniamo che in questo caso x, vedete, era un 3. Quindi potevamo anche scrivere l'integrale tra 1 e 3 di x che rimaneva x. Ora, al posto di y mettevamo e alla x meno 1, che è la nostra y. Il ds, in questo caso, lo potevamo scrivere come la radice quadrata di 1 più f' di x al quadrato, no? Quindi scrivere, la derivata prima di y' di x è 1 al quadrato, quindi 1 più 1 2 viene una radice di 2. E quindi qua avevamo una radice di 2. Tutto in dx, ovviamente. Fare questo è la stessa cosa. Vedete che ci verrà lo stesso risultato identico. Quindi si poteva fare in un modo o nell'altro. Vediamo prima questo. 2 radice di 2 lo porto fuori. Dunque questo lo posso risolvere applicando il metodo integrazione per parti, o dividendolo in due, quindi scrivendo un 2 radice di 2 aperta la graffa integrale tra 0 e 1 di 1 che moltiplica e alla 2t, quindi di e alla 2t dt, più l'integrale sempre fra 0 e 1 di un 2t
quindi 2 lo posso portare fuori, quindi dt è alla 2t, no? Ma direi che il 2 invece lo lascio dentro. Lo lascio dentro perché il 2 è proprio la derivata di 2t. Quindi facendo questi due direi facili integrali, ne abbiamo fatti molto, ne abbiamo fatto di peggio, insomma, ne abbiamo fatti di molto più difficili, si trova il risultato, quindi abbiamo che... Allora abbiamo, siccome abbiamo un 2 qua, questo 2 lo porto qui, quindi scrivo radici di 2 qua. Vediamo se riesco a non fare pasticci. Quindi sciolgo quella parentesi. Moltiplico quel 2 radici di 2 e un 2 lo presto all'integrale, visto che 2 è proprio la derivata di 2t, quindi cancello anche la graffa. Quindi ripeto, preferisco moltiplicare. Quindi scrivo radici di 2. E qui scrivo ovviamente un 2 radici di 2. Quindi avrò un 2 radice di 2. Perché qua il 2 è il 2 che c'era già. Allora abbiamo l'integrale di e alla f per f' e alla f più c, quindi qua abbiamo un radice di 2 e alla 2t. O qui dobbiamo scrivere 2 radici di 2, aprire una parentesi, graffa, e integrare per parti, una volta sola, perché 1 è il grado di questo monomio di primo grado in t, il fattore differenziale è 2 alla 2t, la cui primitiva è alla 2t, quindi abbiamo un t e alla 2t, meno ovviamente che andremo a comprendere tutto quanto tra 0 e 1, così come anche questo, meno della regola di integrazione per parti, integrale tra 0 e 1 di... e alla 2t dt, perché ovviamente la derivata di t è 1. Quindi abbiamo, risolviamolo, qui abbiamo che radice di 2 è al quadrato la prima per il teorema fondamentale del calcolo integrale meno radice di 2 perché è a 2 per 0 e a 0 1, 1 per radice di 2 è radice di 2, col meno della regola perché è il teorema fondamentale del calcolo integrale. Poi abbiamo un... Qua abbiamo che la seconda parte di questo è 0, perché 0 per 0 è un 0 per 1, 0. Attenzione che però c'è un 2 radice di 2 che moltiplichiamo, quindi abbiamo un 1 per e alla 2 che è un e al quadrato, quindi abbiamo un 2 radice di 2 e al quadrato. Questo 2 radice di 2 conviene moltiplicarlo qui, e avere un quindi meno radice di 2 e il 2 lo utilizziamo perché l'integrale di alla f per f' è alla f, quindi abbiamo un meno radice di 2 e alla 2t da comprendere tra 0 e 1. Il 2 l'abbiamo ridato lì. Quindi abbiamo un cancello, solo calcoli, radice di 2 e al quadrato meno radice di 2 più 2 radice di 2 e al quadrato, abbiamo un e alla 2 per 1 è un e al quadrato, quindi un meno radice di 2 e al quadrato più radice di 2. Radice di 2 meno radice di 2 se ne vanno, radice di 2 al quadrato e meno radice di 2 al quadrato se ne vanno, otteniamo proprio questo risultato che è il risultato corretto, che è 2 volte radice di 2 per e al quadrato. Abbiamo fatto un po' di non di pasticcio, ma un po' di cose arzigogolate, ma siamo arrivati al... Voi naturalmente utilizzate il metodo che volete, eh? Eccolo qua. Questo ci dovrà venire necessariamente lo stesso risultato. Integriamo per parti una volta sola, una volta sola. Quindi intanto mi scrivo qui il risultato che vedrete verrà esattamente lo stesso utilizzando quest'altra tecnica, è la stessa ovviamente, no? Allora, integrale fra 1 e 3, allora radice 2 sta fuori. Integriamo per parti una volta sola, il fattore differenziale è alla x meno 1, la cui primitiva è alla x meno 1. Quindi avremo un radice di 2 aperta la parentesi graffa, x è alla x meno 1 che vado a comprendere tra 1 e 3, meno della regola di integrazione per parti integrale ovviamente fra 1 e 3 di e alla x meno 1 di x. Questo probabilmente è anche più facile perché la derivata di x è ovviamente 1. Chiusa la parentesi, graffa uguale, radice di 2 da non dimenticare, davanti, aperta graffa, applichiamo qui il teorema fondamentale calcolo integrale, scriviamo 3 volte e alla 3 meno 1 che è un 3 volte e al quadrato,
meno, vettore quadratico con integrale, 1 meno 1, 0 era 0, 1 per 1, 1, quindi meno 1. Occhio a questo meno, dobbiamo metterci quindi un meno, l'integrale di ala x meno 1 è sempre ala x meno 1, che va a comprendere fra 1 e 3. Allora abbiamo radice di 2, ancora lo mettiamo fuori per l'ultima volta, abbiamo un 3 e al quadrato meno 1, dunque qui abbiamo un 3 meno 1, 2 e al quadrato con meno davanti e un meno è al quadrato, più 1 meno 1, 0 e al 0 è 1. 1 e meno 1 se ne vanno, come potete vedere 3 al quadrato meno 1 al quadrato fa un 2 volte e al quadrato, per radice di 2 otteniamo un 2 volte radice di 2 e al quadrato, lo stesso risultato ottenuto lì, quindi si poteva fare tranquillamente in entrambi i modi. Questo è un testo d'esame tratto dalla facoltà di chimica dell'Università Roma La Sapienza, è l'esame di istruzioni di matematica 2. Eccolo qua.